Amici di Viaggio nel Mondo, oggi ci troviamo a Piazza Ducale e oggi vi portiamo a vedere il meraviglioso Duomo di Sant'Ambrogio che si trova alle nostre spalle. Eccolo, andiamo. Là, andiamo. Intanto già potete notare come l'arte barocca incontra l'arte rinascimentale. Se non avete visto il video del castello sforzesco di Vigevano, che lì è l'ingresso, andatelo a vedere perché è una storia veramente molto molto bella. Amici, adesso entriamo dentro al Duomo di Vigevano, o meglio il Duomo Sant'Ambrogio. Valeria, vuoi dare una piccola introduzione? Amici, dovete sapere che la costruzione del Duomo di Sant'Ambrogio fu avviata nel 1532 dal duca Francesco II Sforza e fu dedicato a Sant'Ambrogio, vescovo di Milano. Questa meravigliosa facciata del Duomo di Sant'Ambrogio, Davide, fai vedere? Eccola. Bellissima, in stile barocco, fu realizzata più tardi, nel 1680, dal vescovo spagnolo Caramuel, che ideò una struttura concava che abbracciasse tutta la piazza ducale. Davide, fai vedere che meraviglia? Ecco. Tutta la piazza ducale di Milano. Quindi, per correggere questa asimmetria. Esatto, la facciata fu realizzata appunto per nascondere l'asimmetria tra il Duomo di Sant'Ambrogio e la piazza ducale e quindi conferisce a quest'ultima, ovvero la piazza ducale, il ruolo di sagrato della cattedrale. Guardate, bellissima, molto bella. Ma adesso entriamo e facciamo vedere all'interno questa cattedrale, perché all'interno da cosa si deduce che è molto antica questa chiesa? Il Duomo di Sant'Ambrogio è stato costruito su fondamenta di una chiesa molto più antica che risale al 400. Testimone proprio il coro che è presente all'interno della chiesa, che adesso facciamo vedere. Entriamo. Ecco, adesso entriamo. Guardate com'è bella. Bellissima. Amici, adesso stiamo andando dietro all'altare perché proprio da questo che si vede che la chiesa è molto molto antica, che fa parte proprio del XIV secolo. Ecco, questo è il coro che si trova proprio dietro all'altare, come abbiamo detto prima. Guardate queste vetrate come sono belle. Sopra, non so se riuscite a vedere, ecco, nell'oculo è rappresentato Sant'Ambrogio. E sotto, ecco, questa tra qui dove c'è la Madonna. I misteri del rosario. Esatto, in basso. I misteri del rosario. Amici, guardate l'effetto delle vetrate che ci sono sulla cupola, di questo color giallo che viene riflesso. Amici, ci troviamo sull'altare, ecco, di fronte, come potete vedere, c'è il tempietto con due angeli che sostengono il reliquiario di Sant'Ambrogio, meglio i resti di Sant'Ambrogio. Amici, non so se riuscite a vedere, come ho detto prima, questi due angeli in bronzo, il reliquiario di Sant'Ambrogio, questi tre ossicini che vedete all'interno di questa teca, fanno parte del suo corpo. Adesso ci troviamo nella navata centrale della chiesa e se alzate lo sguardo in alto notate degli affreschi. Che rappresentano questi affreschi, Vale? Come potete vedere, l'affresco centrale raffigura Sant'Ambrogio e la sua consacrazione episcopale, mentre agli estremi, gli affreschi agli estremi, non so se Davide riesci a zoomare, ecco, raffigurano Sant'Ambrogio che proibisce l'ingresso nella chiesa dell'imperatore Teodosio, mentre ai lati, questi bellissimi affreschi ai lati, raffigurano scene dell'Antico Testamento. Bellissimo. Se riesci a riprendere tutto? Sì. Bellissimi. Eccoli qua. Sembrano tanti quadri incastonati. Come potete vedere questa bellissima cupola, guarda Davide, riprendi. Ecco la cupola. Nei pennoni della cupola sono raffigurati gli evangelisti, mentre negli spicchi della cupola sono raffigurate le beatitudini. Continuando a camminare verso l'altare, arriviamo al presbiterio, dove ci sono altri affreschi che raffigurano, Vale? Davide, è raffigurata la gloria di Sant'Ambrogio, sì, mentre sulla volta vedi al centro è raffigurata la Santissima Trinità, mentre ai lati Assunta e San Giovanni. Perfetto, quindi bellissimo, Assunta, San Giovanni, la Trinità, e al centro c'è Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio, esatto. Amici, guardate com'è bello questo altare d'oro da 1 milione di euro. Mamma mia, bello proprio. Mentre qua nei lati ci sono le cantorie con gli organi a canne. Amici, ai lati dell'altare potete trovare questi pulpiti lignei, o meglio questi balconcini che vedete, che sono sorretti da questi cariatidi raffiguranti. A sinistra, ecco qui, i simboli degli evangelisti, e mentre a destra i quattro padri della chiesa occidentale.
Amici, adesso ci troviamo dietro la chiesa, ecco. Dietro la facciata del Duomo di Sant'Ambrogio, amici, qui vedete, si vede ancora meglio il fatto che la facciata del Duomo di Sant'Ambrogio è stata costruita dopo, quindi successivamente, ecco. E copre praticamente la facciata della chiesa più antica che c'era prima. Amici, ora vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.